tema della sanità è un tema non soltanto delicato e di estrema rilevanza per tutti i cittadini, ma è anche un tema particolarmente complesso. E a temi complessi, problemi complessi, non si possono dare delle risposte semplicistiche. Questa è la ragione per cui funziona molto bene un approccio multidisciplinare, che è quello che caratterizza il master che il Dipartimento di Scienze Sociali propone e che ha caratterizzato anche la discussione di questa mattinata inaugurale. Il problema è come queste istituzioni si rapportano alla realtà delle persone. Siccome le persone, ecco, hanno bisogno di essere guidate nel loro rapporto con le istituzioni, hanno soprattutto bisogno che si faccia loro capire che tra il bisogno e il diritto c'è un passo da fare. Questo passo non può essere fatto da colui a cui si chiede l'applicazione del diritto e si chieda cioè che questo diritto venga esteso anche soltanto a quello che è un bisogno. Occorre che i processi politici, i processi legislativi trasformino il bisogno in diritto. Se non si ha questa consapevolezza, si hanno continui scontri tra le singole persone, le istituzioni, gli operatori di queste istituzioni. Due master, in effetti, uno di primo livello e uno di secondo. Oggi inauguriamo il master di secondo livello, che è in direzione coordinamento e management, quindi che è collegato in particolare con servizi sanitari e sociosanitari, cioè quello che per noi è importante è questo rapporto tra il sociale e il sanitario. Figure che siano in grado di gestire la complessità dei bisogni, questa è una tematica che oggi è venuta fuori molto nei vari interventi, di gestire la complessità dei bisogni che non è solamente di tipo clinico-sanitario ma riguarda anche il sociale. Perciò è organizzato secondo un approccio che deve essere interdisciplinare e multidisciplinare, con proprio per dare delle competenze di vario, che hanno anche impostazioni, premesse epistemologiche differenti.